del restauro, sia della fila su, diciamo, il sovrasta l'altare, l'altare, il vecchio altare, e sia dell'affresco della nuova parte laterale. E io sono molto contento di questo perché su input di alcune parrocchiane, alcune signore, che vollero per quanto riguarda l'affresco, e io decisi di abbinare anche il restauro della villa, perché purtroppo nel passato utilizzavano molto i ceri, hanno, diciamo, annerito. Poi la finestra dell'arte, diciamo, Don Raffaele, è la finestra che accoglie anche un altro segmento di pubblico, quindi attraverso questa attiriamo, far conoscere. Questa famiglia Guerrasi è una delle più antiche di Ravel. Una famiglia nobiliare che volle all'epoca questa rappresentazione e quindi è stato bello, insomma, che certamente lo hanno donato a questa chiesa. Intanto anche qui, qua c'è un sapore trecentesco, perché sì, la clipeatura un po' più indietro, perché questo affresco era, diciamo, era nascosto, trasportato qui, nel senso che non apparteneva a questa chiesa, alla chiesa della Trinità, non c'è più qua. Però ci mostra Santa Lucia e San Sebastiano. Alcuni particolari che sono venuti fuori, per esempio, sia questa parte laterale coperta, che stanno venendo ogni sera, vengono a celebrare, e anche per dare un po' di tono. È vero che purtroppo per le condizioni Covid non ci può essere l'affluenza solita, però ringraziamo Dio che magari la possiamo svolgere. Ma la chiesa, come vedete, è molto piccola. Questo non consente grandi numero di persone, però domenica sera avremo la gioia di celebrare all'esterno della chiesa, quindi magari ci sarà più possibilità di partecipare. Intanto il fatto di avere per così tanti giorni fa sì che se io non posso partecipare questa sera perché la chiesa è affollata, rimando a domani.